that I believe we should also share to make it a Nei giorni scorsi ha fatto parlare molto di sé la videolezione dal titolo Le cisti e i tumori odontogeni, tenuta online dal professor Vito Del Deo, l'apprezzatissimo chirurgo ischitano responsabile del servizio integrato di chirurgia maxillofacciale della Casa di Cura San Michele di Maddaloni e insegnante presso la prestigiosa facoltà di medicina dell'Università del Maryland negli Stati Uniti d'America, diretta dal professore di fama internazionale Rodney Taylor. La peculiarità di questa lezione è stata determinata dal fatto che in collegamento non c'erano solo gli studenti dell'università americana in cui Del Deo insegna da anni, ma anche alcuni studenti del servizio di chirurgia maxillofacciale del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. L'obiettivo, ben centrato, era quello di fondere le esperienze di due istituzioni accademiche internazionali, come ci spiega lo stesso Del Deo. Credo fermamente che per ottimizzare sempre la propria capacità professionale è importante il confronto. Quanto più ci si riesce a confrontare con più realtà, eventualmente anche simultaneamente, come con questo tipo di metodiche di approccio, tanto più si riesce a sviluppare quel tipo di conoscenza in modo intenso. Cosa si è voluto fare con questo tipo di incontro? Si è voluto fare una triangolazione in cui due istituzioni accademiche internazionali, la Cattolica, quindi il Policlinico della Cattolica di Roma, il Gemelli, e il Dipartimento Testa Colbo dell'Università del Maryland, si incontrassero mentre io discutevo di un argomento condivisibile o comunque di comune interesse. In questo modo che cosa si genera? Si genera innanzitutto che quello stesso argomento diventa un'opportunità di crescita professionale per gli studenti, per i medici in formazione, ma anche dal relatore stesso. Perché il relatore stesso, premesso che sia una persona umile, che è fondamentale poi credo in qualsiasi campo per l'evoluzione professionale, riceve un feedback, quindi una valutazione di come ha discusso e di come ha indotto eventualmente l'interesse per quello stesso argomento, ma in due luoghi diversi, dove i percorsi formativi, l'approccio formativo è completamente diverso. Al dottor Del Deo, che parla l'inglese come se fosse la sua lingua madre e che oltre ad insegnare negli Stati Uniti ha conseguito la specializzazione in Inghilterra, abbiamo chiesto anche qual è il suo rapporto con gli studenti americani e nella risposta c'è tutta la sua simpatia e la sua semplicità. Che rapporto c'è con i suoi Si studenti? divertono, si divertono, si divertono con me, soprattutto a imitarmi, perché io ho qualche tic quando insegno. E si divertono, però questi ho scoperto che queste piccole imperfezioni associate all'informazione poi li aiutano a rinforzare la memoria di quell'informazione, perché ad ogni informazione cercano di associare una mia caratteristica di espressione. Un professore preparato e al tempo stesso simpatico, il classico italiano importato in America, possiamo dire. può essere. Il professor Del Deo, preoccupato per il continuo aumentare dei traumi maxillofacciali, soprattutto tra i giovani, fa appello a tutti ad utilizzare sempre il casco integrale quando si è in sella sui due ruote. Lo dico soprattutto ai ragazzi, guardate che il trauma facciale è uno dei peggiori, è mutilante a vita, sia lieve che grave. Potete poi dopo andare in cerca del miglior chirurgo del mondo, non riuscirebbe mai a restituirvi l'identità nativa, la vostra identità originale. Ci sarà sempre un esito, piccolo o grave, che vi darà fastidio. Quindi con questo vi voglio invitare a fare uno sforzo in più, a capire che le nostre strade non consentono questo grado di spericolatezza, e
indossare il casco, quello integrale, perché quello aperto è quello che invece favorisce l'insorgenza di alcuni traumi tra i più gravi a livello encefalico, quindi a livello cerebrale, quindi con dei danni importantissimi. Quindi indossate il casco, indossatelo.